E così Parirock in vantaggio all'esterno Pandas di Masvala, la corda s'era sotto numero subito. Numero 2 Paradisea Jet. Perché Job, mentre più all'esterno rimane Pupella Luis. Attacca Pandas di Masvala, va su Parirock, insiste, si avvantaggia. Parirock corre meglio sotto, quindi lascia sfilare Pandas di Masval, che conduce dopo 250 metri, 14,5 il lancio intanto, terza posizione per Job, poi il resto dei concorrenti a seguire in lunga fila indiana. Fuori causa dunque Paradisea Jet, se ne vanno i primi 400 in un veloce 28,7. Parirock rimane in schiena alla battistrada, Pandas di Masval, terza posizione perché Job, più indietro è in quarta Pannonica, che scusate, Principe Saprinsi, che precede Palamagica Fi, quindi Pupella Luis è in coda Pannonica. 59 intanto per gli 800, andatura sostenuta. Parirock rimane lì perché Job in terza posizione, muove invece Principe Saprinsi dalla quarta posizione dopo un chilometro in 1.14.4. Principessa Prinsi raggiunge Parirock, sopravanza a 450 dalla conclusione, si porta a ridosso di Pandas di Masvala e attacca con estrema decisione all'attacco della curva conclusiva dopo un parziale in 14,5. Intanto Parirock prepara lo speed. Principessa Prinsi insiste su Pandas di Masvala, Parirock a ridosso, più indietro perché Job. Numero 5, d'arrivo Pupella con Luis, Principessa che si sta avvantaggiando a centropista, però interviene Parirock, ultimi 100 di gara con Principessa Prinsi in vantaggio. Parirock che insiste, ci prova, ma Principessa Prinsi è imprendibile e sul palo vince su Parirock. Al terzo chiude bene Pannonica a piegare Pandas di Masvala, 1.14.5, 59.9 a chiudere il raddoppio per Marco Stefani. Con Principessa Prinsi, il training è quello di Gennaro Casillo. Principessa avanza ai 600 finali e controlla poi il tentativo di Parirock per concludere ancora netta sul traguardo. Terzo posto per Pannonica.